a Castelletta Marina ed è gradita l'occasione per presentarvi Guido Lembo e la sua band in questo posto sempre esclusivo, pieno di bellezze femminili e maschili. Beh, allora rimanete su By Night perché tra un po' vedrete, anzi sentirete Guido Lembo. Buonanotte, By Night. Thank you.
Amici di Studio 100 by Night, Francesco Susca qui in carne e ossa per parlarci di questo magico successo che si chiama Biba, ma non solo, perché poi sappiamo che tu sei protagonista di diversi successi. Allora, parliamo un po' di quello che è stata questa fase che ci prepara alla primavera, vai. In realtà più che in carne e ossa, in carne direi. Io non lo volevo dire però, Però in realtà possiamo essere contenti di questa fase, anche se è una fase dove il mercato della notte non solo ha subito alcuni colpi dal punto di vista politico in relazione alle problematiche legate alla somministrazione degli alcolici eccetera, ma anche in relazione a quelle che sono le difficoltà di mercato che abbiamo subito. Però è ovvio che io credo in una cosa molto importante, il gioco di squadra. Infatti quello che mi preme sottolineare con te è proprio questa grande squadra che è la nostra famiglia, che ci sta permettendo di avere ancora grandi risultati. Ecco, il Biba è un po' il fiore all'occhiello di quello che è un prodotto della notte per i giovani, un prodotto che sposa sia le nuove tendenze di serate fashion come quella di Guido Lembo, come quella di Smaila, giusto per citare un appuntamento di un artista che sarà qui con noi prossimamente, ma è anche un modo per creare nuovo divertimento, un divertimento sano, pulito, un divertimento che secondo me chiarisce anche a molti che non bazzicano il mondo della notte come ci sono ragazzi che sanno divertirsi, invece di questi falsi luoghi comuni dove spesso alla fine si va a sposare il divertimento con l'abuso. Ecco, invece io credo che da una breve carrellata di immagini di una serata come questa tu potrai sottolineare che c'è un divertimento sano, un divertimento fatto di ragazzi, fatto di persone che non devono trovarsi in situazioni di difficoltà a fine serata. Magari ci sarà anche qualcuno che alzerà il gomito, però io a quella persona dico occhio, per l'interesse di tutti, divertiamoci, ma a fine serata non ti metterà la guida. Bene, bene, complimenti Francesco per questi messaggi che sono veramente azzeccati, perché guai se non fosse così, cioè la sicurezza va sposata e tu come protagonista di questi grandi eventi pugliesi, sei stato sempre protagonista di questi eventi, hai sempre sottolineato questi aspetti, ma comunque diciamo adesso chi ha avuto orecchie per intendere ha inteso. Ma parliamo dei successi del Biba e di quella che sarà la prossima stagione, ci prepariamo alla primavera e poi all'estate. Ma guarda, io sono di un avviso, ti parlo di estate perché in un progetto sta per essere partorito, un progetto Nafura che richiamerà un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni di locale, che culminerà in un evento particolarissimo di cui non posso ancora dare troppe anticipazioni, però è certo che noi ripercorreremo la strada dei grandi successi, la strada dei miti della musica, perché io credo che la natura del Nafura sia la natura del locale culto, del locale discoteca per eccellenza, quindi in una discoteca per eccellenza devono essere protagonisti i grandi artisti, deve essere protagonista il pubblico, e un grande pubblico come quello della nostra estate, come il pubblico nostro tarantino, credo che abbia bisogno di grandi spettacoli. E allora lanciamo questo slogan che ci prepara al grande successo estivo, vai. Questa sarà una stagione importante, slogan non ne faccio, però faccio un augurio a tutti di arrivare all'estate e di godersi appieno, in relax, in tranquillità la nostra terra pugliese, perché spesso e volentieri non sottolineiamo che le vere bellezze le abbiamo noi, quindi godiamocele insieme, divertiamoci in sicurezza. Bene, grazie Francesco, amici, tuffiamoci nelle calde sonorità del Biba e quindi seguite il By Night.
assistere. Buonanotte, by night. Buonanotte, by night. Scelgono la vita. Ricordate all'uscita con un mezzo sulle strade. Il vero sbaglio è godersi la vita. Solo per voi. Qui a Taranto, più precisamente a Castellaneta Marina, benvenuto sul By Night a Guido Lembo. Grazie. Un mito, possiamo definirti. Grazie. Classe 1987. Non dicere niente, lascia stare. Ciao Guido, come stai? Bene, bene. Beh, allora, ti è piaciuta l'accoglienza? Bellissima, bellissima. Poi, questo è un locale che mi piace tanto farlo, l'ho fatto già l'anno scorso e anche fu una serata bellissima. Lo amo, amo il posto, amo la gente, poi mi vogliono bene qua. Hai visto con che calore mi hanno salutato? Beh, sì. Poi tu sei un trascinatore, diciamo, uno che ci sa fare, dai. Lo so, ognuno fa il suo mestiere, tu fai un mestiere, tu fai un Ci proviamo. Ci proviamo tutti quanti. Allora Guido, mi piace intrattenere la gente, questa è proprio la cosa più importante per me, cioè, fare una serata così e centinaia di persone che tu riesci a coinvolgere è una cosa bellissima, la sensazione è bella, unica. È il contatto poi la cosa che ti ravviva istante per istante, vero? Come dice la canzone, no? Tanimba c'ha così, anima e cora, non ce la sanno più,
manca per un'ora, hai capito? Non ci possiamo mai lasciare, almeno per un'ora. È vero, ma allora facciamo un po' un percorso. Allora cominciamo dal Gattopardo. Spieghiamo che cos'è. E come hai saputo? L'ho saputo, io so studiare. Allora, che di che anno stai parlando? Parliamo del Gattopardo. A Londra. Da dove sei partito praticamente? Sono partito, sì. 16enne più o meno, Sì, ma come passano queste cose? 16 ma anni, guarda, suonavo, no, allora io facevo il cassiere in questo ristorante che si chiamava Gattopardo e stava a Bishan Place. E il proprietario, che era di Nola, mi disse Guido, ma ha detto tuo fratello che tu sai suonare la chitarra un po', no? Perché non vieni la sera e ti metti un basso? Facevo io messaggi 4-5 canzoni, che devo fare? E al mezzogiorno facevo il cassiere e la sera suonava la chitarra. Iniziai a Londra così. Poi hai iniziato a girare per l'Europa, no. Poi a Palm Beach, perché? Perché per me l'America era, sai, il sogno di tutti quanti noi, no? È vero o no? Tu non sei la generazione mia. No, sei più ho il sogno, ma... Comunque il sogno di tutti noi quando eravamo giovani, certo, di andare in America. Io poi ebbi la fortuna di, allora, non ero nemmeno sposato, di conoscere una ragazza che era indiana, Kirokes. E quindi vivevo proprio con questa tribù, un'esperienza unica, 2 anni là. Bene. Bellissima. Poi Capri, perché poi Capri? Capri perché io sono nato a Capri, praticamente. Da madre sarda e papà caprese, e quindi iniziai sempre continuando il discorso di Londra, Palm Beach, incominci a prendere gusto al fatto, certo, capito? E insieme a mio fratello aprimmo questo locale che si chiama il Guaracino. Guaracino. Che poi è un pesce bruttissimo. Lo Guaracino che chiedeva a mare, la venna voglia di censurare, se faceva anche Cristofino, questa è la canzone del 1700, Ma guarda, un Guaracino che è un pesce bruttissimo. Però non ti si addice, tu sei un personaggio molto simpatico. Bello guaglione. È un bello guaglione. Sono un bello scurfanillo. È vero o no? Ma che non è vero. Ah. Allora, come mai questo nome? Comunque, aprimmo questo il Guaracino perché si rifaceva proprio a questa canzone del 1700. Uh-huh. Sto pesce battagliero che fece succedere una guerra perché si innamorò di una bavosa e successe una guerra sott'acqua. Allora scegliamo questo nome che io e mio fratello iniziamo proprio dal Guaracino. 1972. Poi Anima e Core. 94. E come mai? Abbiamo fatto un salto di qualità, diciamo. Sì, perché poi i tempi erano cambiati, cioè la gente era stufa di sentire soltanto tiene mente sta palomma come gira, come... la gente voleva movimento, voleva ballare sui tavoli, e incominciai a fare tutto questo repertorio veramente che passavo dalla canzone napoletana, canzone cubana, facevo il repertorio che faccio adesso, e mi accorgevo che la gente saltava sui tavoli, che ha vissuto l'epoca, allora, antecedente a Anima e Core. Prima la discoteca non esisteva, la taverna, poi è nata la taverna che la gente ballava sui tavoli, ed è nata l'Anima e Core. Ecco, ma questa è una cosa che ci tengo a dirlo. Non era solamente gente, ma erano anche molti VIP, e quindi hai fatto bingo, come si suol dire. Sì, perché proprio è partita il 94, boom, con una botta forte. Facemmo la prima Confindustria ad ottobre con Diego Della Valle, allora giovane anche lui, Abete, tutti quanti, e fu quella la scintilla poi che portò sto locale, che è frequentato dai VIP, ma però non solo VIP, diciamo che è un locale aperto a tutti quanti, perché forse è uno dei locali che non c'ha barriere, ecco. Cioè il muratore può stare vicino a Della Valle o a Montezemolo, lo voglio così il mio locale. Ci possiamo venire anche noi allora? Sì, ma guarda, lui ci viene sempre quello là, eh. Allora con Fabio Dell'Erba verremo a farti visita, sì, va bene. L'aspetta. Allora, questo sound mediterraneo ne vogliamo parlare? È una scelta... È una scelta appunto che viene da lontano, perché la gente che era abituata che... E a Luna Rossa ma parli te... E non finiva mai la canzone. Però se tu ci metti un po' di sound tutto Guido, yes, Limbo, e a Luna Rossa ma parli, hai capito? Diventa tutto ballabile, perché tante volte mi spiegavo, non mi spiegavo perché la gente ballasse sulle bossa nova, sulle musiche, e non
è sulla musica napoletana che c'ha delle melodie bellissime, però mancavano di ritmo. Dandoci il ritmo, avendo queste poesie, proprio perché sono poesie, le canzoni napoletane sono poesie, è nato il fenomeno Anima e Core. Bene. Rai o Mediaset? Io dove mi chiamo? Le provate tutte e due. Sono stato bene, vabbè, devo ringraziare Costanzo molto, che mi ha lanciato nel 1989. Feci prima Maurizio Costanzo, poi ne ho fatti 11. Ho fatto una trentina puntate di Buona Domenica, sempre con lui. Una persona bellissima. Devo ringraziare. Poi, ecco, Maraviniero, ho fatto tante domeniche in. Insomma, io lavoro di qua e di là, dove mi chiamano, vado. Il tuo successo a cosa è dovuto? A sta faccia cazzo, dovrei dire. Allora Guido, sei simpaticissimo, ti abbiamo seguito durante tutto il concerto, un grande complimento a te ma soprattutto agli organizzatori che ti hanno voluto e speriamo di rivederti subito in zona, magari c'hai qualche cosa nel cassetto pronta, ti vedremo da qualche parte. Qui in zona? Mi sembra che c'è una serata, però senza dire nemmeno il nome, poi si saprei, in giro, ma non qua, a Bari. Ok, allora in TV? In TV sto facendo, mo sto organizzando una bellissima cosa. E quindi? Quindi mi vedrete presto, la cosa bella. Speriamo in seconda quasi terza serata. Seconda serata, Non possiamo dare anticipazioni? No. Ok, va bene. Anima e Core, però ci aspetti lì. Sì, comunque devo fare Buona Domenica, mo. Ah, benissimo. Le solite cose così. Però ci tengo a dire che vorrei fare. Se succede una cosa bella che faccio proprio Anima e Core in televisione. Ah, bellissimo. E allora ti seguiremo. È il sogno mio. Benissimo. Allora dedica una canzone in chiusura agli amici di Studio 100 by Night e poi ti faccio fare il saluto esclusivo ai miei telespettatori, ai nostri telespettatori. A te quale canzone piace? Ma piacciono un po' tutte, diciamo che ti ho sentito, mi piaceva molto una canzone, uno slang veloce, qualcosa di allegro. Tu vuoi fare americano, 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 senta me chi tu papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, tu ti senti disturba, forza, qua ballo rock and roll, tu ciò che ha baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare americano, 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 ma se non è da lì, senta me non c'è sta niente a fare. Ok napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, ah whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, para 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 papà. Grazie. Avremo successo a Capri quando verremo a trovarti. E comunque il saluto degli amici di Studio 100 by Night è buonanotte by Night. Vai. Buonanotte by Night. Un bacio grande grande. Così. Così. A così. A grazie. Guido Lembo. Mitico. A canzone fa. Ba. Ba. Basta. Basta. Grazie caro. Alla prossima. Grazie. Amici del By Night, questo ed altro sul By Night. Altro che sarebbe. Poi ci vedremo. Ok. Buonanotte By Night. Good night By Night. Buonanotte By Night. Ciao mamma, ti voglio bene. Grazie di assistere. Buonanotte By Night. Buonanotte by night, un bacio grande grande, così, così, a così, a grazie, così, Guido Lembo, mitico!